In molti ci chiedete perché le scarpe si consumano su terreni artificiali, come posso fare per la garanzia? Innanzitutto bisogna suddividere bene le due cose, perché il discorso della garanzia, se viene utilizzata una scarpa con suola che non va bene per quei campi, la scarpa sarà difficile che possa essere in garanzia. Anche se bisogna anche tener conto al portafoglio e quindi non si possono avere in borsa quattro tipologie di scarpe in base ai terreni che si vanno ad avere. Quindi vi faccio vedere adesso in questa tipologia, soprattutto su Adidas si vede perché Nike sull'artificiale fa vedere direttamente il tacchetto bucato, mentre su Adidas la cosa si vede ma è leggera. Questa qua è una tipologia di suola FG di Adidas, quindi sarebbe la classica suola da utilizzare su terreni morbidi, in erba naturale o terreni duri. Questa invece è la stessa tipologia di scarpa da utilizzare su terreni artificiali, quindi terreni con erba sintetica alta, la classica con i gommini. Come potete vedere, le due suole e la forma di tacchetti non cambia. Cambia solamente che nella parte centrale del modello Artificial Ground ci sono molti più tacchetti rispetto al modello FG e anche un'aggiunta di una fila di tacchetti. Quindi questo per dirvi che non sempre se il tacchetto è tondo si può utilizzare sull'artificiale e se non è tondo non si può utilizzare, perché come fa ad esempio Adidas ha aggiunto dei tacchetti per dare più stabilità e leggermente un'altezza differente, ma il discorso della forma è uguale. Quindi se potete scegliere e giocate solo su sintetico, andate sempre su una scarpa AG. Se invece dovete prendere una scarpa che va bene sia per terreni artificiali che naturali, il mio consiglio è quello di andare su una scarpa FG, perché vi permette di avere la massimo utilizzo sui campi naturali, ma allo stesso tempo, come abbiamo visto nella scarpa AG, il tacchetto non cambia, ha solamente un discorso di avere più tacchetti all'interno. Ma potete comunque utilizzarla.